sempre da Verbania Possaccio, presso il cantiere, presenterà sempre lui. Ciao, almeno. Si chiama? Pedro. Oh, ciao Pedro, un applauso al Pedro, che è il primo animale che partecipa a Creative Bee. Sarà anche un artista, penso, eh. Non è il primo animale, Mizzi. L'ho conosciuto, hanno suonato qui al kayak. Come ti chiami? Che cosa suoni? Non suoni niente? Perché? Ispirazione. È il cane del terzo genere. Allora il Pedro va a introdurci il terzo genere. Grazie Pedro. E sono, senti, mi dicevi, Daniele alla voce e chitarra, Carlo al basso che non c'è, lo salutiamo, Marco alla chitarra, Elda la batterista e ultima entrata Andrea al violino. Buonasera, buonasera di terzo cenere. Allora Daniele alla voce forse ci vuole spiegare come mai proprio terzo cenere, cosa significa? Terzo cenere è un nome che riunisce due elementi, il numero 3 che è il numero perfetto, il numero della ricerca, in questo caso musicale, e di altri orizzonti emotivi e non. E la cenere che è l'elemento dell'impalpabilità e rappresenta comunque delle storie che sono state vissute e che si sono bruciate nel tempo e in questo senso devono essere riportate alla vita, quindi raccontate, no? E quindi i testi anche miei si rifanno a questo tema, al racconto. Capito, quindi Daniele scrive i testi dei brani originali, quindi ci propongono il terzo genere. Vogliamo capire un attimo la storia del gruppo? Sì, noi suoniamo insieme più o meno da 4 anni, abbiamo iniziato io e Carlo, poi si è aggiunto subito Daniele e poi Elda e Andrea. E abbiamo iniziato qua a Verbania, comunque siamo rimasti sempre più o meno in zona. Abbiamo suonato un po' in giro a Milano, verso Reggio Emilia. Leggo Felina. Sì, siamo stati a Felina in occasione del 25 aprile del 2001. Poi abbiamo partecipato a un evento per il 25 aprile. Ho capito. Senti, per quanto riguarda l'ispirazione, quindi il genere che proponete? Sì, noi ci ispiriamo abbastanza a gruppi italiani come CSI, Marlene, 24 Grana e anche a cose straniere tipo Sonic Youth o Cure, oppure ognuno poi ha le sue influenze. A Felina hanno suonato anche con gli Schiantos, mi dicevano, forse anche con altri gruppi. Sì, a Felina era proprio un evento con altri gruppi emiliani e non, quindi hanno suonato anche i 24 Grana e gli Schiantos. Era proprio, si chiamava 2000 Resistenze ed è un appuntamento annuale che c'è tutti gli anni per la festa di liberazione. Tornerete? Se ci chiamano, volentieri. Noi abbiamo appena finito di registrare a Torino un CD con 6 pezzi che prossimamente distribuiremo, quindi il progetto più a breve termine è questo. Sì, sarebbe il terzo demo, abbiamo registrato qualcosa qua al cantiere e poi abbiamo fatto una prima esperienza in casa. Quindi questo sarebbe il terzo demo. Sì. Un saluto a Pedro e magari Elda vuole così mandarci il pezzo che avete registrato qui. Sì, il nostro pezzo registrato qui, quando niente intorno. Thank you.
Io da sto rumore nel cuore, mi trepida sempre un vasto incolore. Questo ricordo mi va alla fine del sonno, bagno ore spento, quello che andava di là, alla fine del sonno, quando niente penso. Father.